Uno dei primi archeotelli in Europa sorge ad Agrigento. A pochi metri dallo scenario magnifico offerto dalla Valle dei Templi si trova l'Hotel Costa Azzurra, trasformato da qualche anno, grazie alla preziosa collezione La Gaipa, in meta di studio per gli appassionati di archeologia, oltre che meta di vacanze per quanti vogliono provare la sensazione di vivere un soggiorno immersi nella suggestione dell'antichità. Collezione La Gaipa è un progetto di recupero e valorizzazione di reperti archeologici che sono stati dispersi nel corso dei secoli. Sino al 1939, quando poi è entrato in vigore il testo unico sui beni culturali, il commercio dei beni archeologici e in generale dei beni culturali era praticamente libero, per cui chi veniva in Sicilia, in Italia più in generale, e in particolare i viaggiatori del Grand Tour, avevano l'opportunità di portare con sé all'estero i reperti archeologici e diciamo le opere d'arte più belle del nostro paese. Così sono nate le grandi collezioni del Museo di Monaco, del British Museum piuttosto che del Louvre. Invece tanti altri reperti sono rimasti in case d'asta, sulle mensole delle nonne e dentro degli scatoloni. La nostra operazione è quella di andare a recuperare i pezzi più pregiati che sono rimasti in disponibilità dei privati all'estero, farli ritornare sul nostro territorio e offrirli nuovamente allo studio e alla fruizione. Nella collezione La Gaipa ci sono diversi pezzi anche di ragguardevole pregio. In particolare oggi vorremmo parlare dell'Ekitos del pittore di Aimon. È un pezzo che è stato attribuito in seguito alla nostra acquisizione. Se ne contavano 116 al mondo, quello che vi possiamo mostrare oggi è il numero 117. E si tratta di un pezzo di grandissima rilevanza, perché il pittore di Aimon, a differenza dei suoi contemporanei, aveva un modo pittorico assolutamente originale, perché mentre gli altri artisti dello stesso periodo, stiamo parlando del 580 a.C., avevano la tendenza a realizzare dei disegni quanto più verosimili possibili, per cui era bravo chi riusciva a fare una cosa molto realistica, un disegno molto realistico. Invece il pittore di Aimon ebbe l'intuizione di fare dei disegni che fossero comprensibili, ma sfruttando anche l'immaginazione, insomma un impressionista ante litteram. Le opere del pittore di Aimon sono conservate nei più importanti musei del mondo, ce n'è una anche nel museo di Agrigento che dal punto di vista delle collezioni vascolari non è secondo a nessuno, e speriamo che i nostri ospiti e i nostri clienti abbiano piacere di venirlo a vedere e venire a scoprire un piccolo tesoro veramente a portata di mano.